Comunque il periplo della Casbah. Guardate questi balconi meravigliosi, queste sorta di giardini pensili. Queste rocce con l'erba incolta, affiorante da esse, che dà la misura di qualcosa di selvaggio che ancora esiste. E sui balconcini alberi addirittura scorgo un po' di India lassù in alto, come se qualcuno avesse voluto portarsi un pezzo di natura mediterranea in casa e conviverci. Le popolano per un paio di mesi all'anno, per tutto il resto dell'anno questo borgo meraviglioso e incantevole resta deserto. Case vuote, stanze vuote, stanze buie, senza vita, e a volte sono stanze senza vita anche quando c'è la gente quei due mesi all'anno. Senza lasciare nulla, neanche la traccia della loro presenza, persino le immondizie in macchina si portano via. E noi invece, gli abitanti del quartiere Terra, invece che cosa hanno fatto? Se ne sono andati a vivere in palazzoni insignificanti, alti, banali, con una vista, con vista su altri palazzoni, anziché questa meravigliosa vista sugli occhi, sulla macchina, a parte al centro dove c'è quella macchia di cemento e di bianco di mattoni. Mai come quest'anno numerose, segno che l'aria è buona, ossigenata, forse meno inquinata che in passato. Mi ricordano la mia infanzia e punteggiano il cielo come una sorta di punti, virgola, due punti, una punteggiatura in movimento, di una poesia naturale, il cui foglio bianco è il cielo azzurro. Pace e c'è silenzio lungo il quartiere Terra, lungo la città bianca. Qualcuno ha avuto il coraggio di stendere i propri panni fuori, che è la metafora di quello che dovrebbe fare la maggior parte di noi, anziché tenerseli nei file delle proprie esistenze, delle proprie coscienze, vergognandosene. Quando hai messo tutti i tuoi panni a nessuno più potrà mai dirti niente. Scuola media. È la parte semimoderna che si impana sul resto della collina, è lì.
fondo. Giorno di maggio del 2011, approssimato.